Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo un sacco di tempo, registro un video haul. Ormai lo sapete, ogni martedì esce un vlog sul mio canale, però siccome ho comprato un po' di cosine, tra l'altro la maggior parte nuove che non ho mai acquistato, non so, avevo voglia di registrare un video haul ed eccoci qua. Quindi non perdiamoci in chiacchiere perché mi conosco, vi faccio vedere subito quello che ho comprato. Vi dico anche che ho speso 22,95€. Devo dire che ne ho comprate di cose per 22,95€, però ho comprato anche il mascara che ho pagato 6,90€, quindi più o meno ho speso con il mascara quasi 30 euro per tutte queste cose. Iniziamo subito con questo detersivo gigante per la lavatrice di questa marca Alba. Vedrete tanti prodotti di questa marca perché mi incuriosisce tantissimo, però appunto non ho mai provato nulla. In questo negozio cinese hanno veramente tantissimi prodotti di questa marca, tra l'altro non li ho mai visti da nessun'altra parte se non su qualche sito. Allora, ho comprato questo detersivo per lavatrice classico perché ci sono anche quelli diciamo profumati con le profumazioni uguali a quelle degli ammorbidenti. Io però ho preferito prendere questo classico perché non mi piace fare troppi miscugli con le profumazioni. Lavatrice active, efficace anche a basse temperature, pesa. Allora, 60 lavaggi, questo l'ho pagato 4,50€. Allora, in realtà avevo preso quello in gel, simile al solito che acquisto di Alga, no Alba, Alga, però ho visto questo e mi sono detta, allora non è la stessa cosa, credo, perché quello in gel, questo no, quello è molto più concentrato, almeno penso. Quello in gel costava, mi pare, 3,30€ per 25-30 lavaggi. Con questo chiaramente vado avanti per più tempo, quindi ho preferito comprare questo, diciamo, classico. Tra l'altro fatemi sapere se avete già provato qualcosa della linea, come vi trovate. Allora, devo dire che il profumo mi piace davvero tanto. Ha un profumo veramente buono, fresco. Avete presente quelle profumazioni tipo brezza marina? Ecco, per farvi capire più o meno, sa proprio di, non so, di pulito, una profumazione freschissima, non vedo l'ora di provarlo. Rimanendo in tema lavatrice, ho acquistato anche gli ammorbidenti di questa marca. Ho preso questo con la profumazione classica, che tra l'altro assomiglia tantissimo al Mon Amour, e poi iris e fiori bianchi. Infatti c'era anche il detersivo con questa profumazione. Scontati, li ho pagati 1,90€ l'uno e siccome non ho più scorte, cioè ho finito proprio tutto, ho fatto che prendere appunto due ammorbidenti. Questi ovviamente non sono super concentrati, no, scherzavo, perché c'è scritto Alba ammorbidente con formula concentrata. Il suo delicato profumo di iris e fiori bianchi lascia sui capi una gradevole sensazione di freschezza, rendendo i tessuti più morbidi al tatto. Devo dire che hanno delle profumazioni belle intense. Questo mi ricorda tantissimo il mio amato Mon Amour, che purtroppo in questo negozio non vendono, per quello non l'ho comprato. C'erano altre due profumazioni, lavanda se vi interessa e mi pare forse argan, non ne sono sicura, però la confezione era tipo arancione se non ricordo male. Ho notato che hanno tantissima scelta per quanto riguarda le profumazioni, perché anche sulla linea dei detergenti per i pavimenti c'erano veramente un sacco di profumazioni. Io ho preso quella che mi ispirava di più, però appunto hanno tanta scelta. Adesso vi faccio vedere il detergente per i pavimenti, però voglio finire questa borsa. Allora, poi ho preso questa carta igienica che ho pagato poco, 1,50€, e tra l'altro l'ho anche già provata. 4 maxi rotoli uguale 8 rotoli normali, 3 veli. Naturalmente, naturale morbidezza. Si può più comprare neanche la carta igienica perché ha dei prezzi veramente esagerati. Questa appunto 1,50€ non era in offerta, è proprio il suo prezzo. Poi cotton fioc, in realtà, che avevo preso al Lidl, che non so per quale motivo ho lasciato dentro questa borsa. Poi il mio amato bagno doccia dell'Angelica, avena officinale,
Questo, vabbè, ve lo consiglio da un sacco di tempo, è il mio bagno doccia preferito. Lascia la pelle morbida, ha un profumo buonissimo di pulito, profumo proprio, non so, di saponetta, secondo me. Questo purtroppo è aumentato perché prima lo pagavo, mi pare, 1,49€ e in offerta 99 centesimi. Adesso lo pago 1,90€, però li vale tutti. Secondo me è veramente molto valido come bagno doccia. Senza parabeni, senza paraffina, senza siliconi, senza OGM. Tra l'altro hanno una nuova confezione, perché l'altra volta io avevo preso sempre questa, diciamo, profumazione avena, però in un'altra confezione, cioè proprio l'etichetta è diversa, ma il prodotto è lo stesso. Ho preso questo perché l'altro mi sembrava, non so, vuoto. Questo qua a confronto mi sembrava più pesante, ho detto ma sì, prendo questo che diciamo è la versione classica. L'altro è semplicemente, appunto, cambia l'etichetta, ma diciamo il prodotto è lo stesso, anche la profumazione. Come vi dicevo, ho preso il detergente per i pavimenti, sempre di Alba, e ho scelto la profumazione Ninfea e Frangipane. Allora, questa profumazione è favolosa. Mi ricorda un bagno schiuma. Io ci sento un po' il talco. Mi piace veramente tanto. C'erano altre profumazioni tipo rosa e vaniglia, melograno, lavanda e qualcos'altro. Poi c'era la profumazione quella arancione, quella blu. Comunque veramente tante, però ho scelto questo. E l'ho pagato 1,30€. Per tutti i pavimenti aggiungere un tappo di Alba pavimenti per ogni litro d'acqua. Per lo sporco più difficile versare il prodotto sul pavimento. Per le altre superfici lavabili versare Alba pavimenti su un panno umido. Anche nel bagno. Nel bagno usare Alba pavimenti per tutte le superfici del bagno. Versare un po' di prodotto nel water per renderlo pulito e gradevolmente profumato. Lo proverò anche per le mattonelle del bagno. Che io lavo di solito con il bidet da Revolution, che è molto comodo per appunto lavare le piastrelle. Pellicola trasparente di Frio, che ho pagato mi pare 1,50€. Ogni tanto mi serve, l'avevo quasi finita e ho fatto che prendere un'altra confezione. Asciugatutto di questa marca, Soavex, che ho pagato 1,75€, era in offerta, e devo dire che sono anche belli grandi, ecco, i rotoli. Extra assorbente, testato per il contatto con gli alimenti, super resistente, 2 rotoloni. Questo l'ho visto all'entrata e l'ho immediatamente messo nel carrello. Sapone per le mani di Dove, questo è il mio preferito, compro sempre la ricarica perché tanto io vado a riempire i miei dispenser. Lascia le mani molto morbide e super profumate, l'ho pagato 1,50€, 500 ml di prodotto. Poi, sempre di Alba, cioè questo video sembra in collaborazione con Alba, no, in realtà no, cioè ve lo assicuro, ho comprato tutti questi prodotti dal mio cinese ormai preferito, vabbè. Ho preso la candeggina delicata, Candid Alba, gentile, sicuro sui capi delicati, c'era anche la candeggina classica, però io ho preso questa appunto da utilizzare anche sui colorati. Candeggina delicata, bucato a mano e in lavatrice, 2 litri di prodotto, pagata mi pare 1,30€, quindi veramente poco. Poi, sempre di Alba, poi la smetto, ho preso il sapone multiuso, quindi diciamo lo sgrassatore ecologico appunto di Alba. Sgrassa, smacchia e rimuove lo sporco. Anche questo era in offerta e l'ho pagato, scontato 1,60€, a prezzo pieno costa 1,90€. 750 ml di prodotto, questo si può utilizzare come smacchiante sui capi con sporco difficile, magari sui colletti o comunque sulle macchie, rimuove ogni tipo di sporco, rimuove il grasso ostinato dai fornelli. Allora, io con Alga mi trovo benissimo, cioè lo sgrassatore Alga mi piace veramente tanto, però voglio provare anche questo appunto di Alba. Da una ricetta centenaria nasce un nuovo e rivoluzionario prodotto, Alba, il sapone multiuso all'olio di cocco. Grazie ai suoi speciali ingredienti smacchia
retratta e sgrassa. Come smacchiante sui capi con sporco difficile, quindi sui colletti o comunque sulle macchie, rimuove ogni tipo di sporco, rimuove il grasso ostinato dai fornelli. Io proverò tutto e poi, se vi interessa, vi farò sapere. Poi ho comprato il sale per la lavastoviglie di questa marca Madel. Elimina il calcare igienizzando, sale purissimo, acqua più pura uguale lavaggio migliore, specifico per macchine lavastoviglie, purissimo. Ho preso questo perché costava un pochino di meno, il finish costava un po' troppo e l'ho pagato 90 centesimi un chilo di sale. Ultimo prodotto per quanto riguarda la casa e la cura della persona, ho preso questo bagno doccia, anzi bagno schiuma addolcente di questa marca che non conosco, Neutroderma, latte d'asina, 500 ml più 250 ml in omaggio, 0% parabeni, 0% coloranti. Mi ispirava tantissimo la profumazione, tra l'altro non l'ho pagato nemmeno tanto, considerando che questo formato è da 750 ml, 1,30 euro, e il profumo mi piace davvero tanto, assomiglia forse al latte d'asina dell'Angelica, se non ricordo male. Comunque anche qui profumazione di pulito, proprio di sapone, veramente molto molto buona e non vedo l'ora di provarlo. Infine ho comprato il mascara di Astra, il Subliminal Mascara 2.0 volume. C'è anche la versione viola, però mi piace più questo scovolino e poi ho preferito andare sul sicuro perché l'ho già provato. Cioè in realtà lo sto utilizzando, però siccome lo vedo un po' secchino ho preferito ricomprarlo. Tra l'altro questo non lo trovo mai. Online sicuramente, su qualche sito sì, però proprio cioè, l'espositore è sempre vuoto, ci sono tutti i mascara ma questo tutte le volte non lo trovo. Divide bene le ciglia, dà volume, le colora subito, è super nero come piace a me, e poi mi piace anche lo scovolino perché io con la punta vado anche a ispessire un po' il velo o comunque a dividere. Ecco lo scovolino. Devo dire che questo mascara mi piace tanto anche perché mi sporco pochissimo, anzi stamattina non mi sono nemmeno sporcata sulla palpebra, cosa che non capita quasi mai perché con praticamente tutti i mascara io mi sporco non solo sulla palpebra ma soprattutto vicino all'attaccatura delle ciglia, e ogni volta ci sto 3 ore per pulirmi con il cotton fioc. Questo devo dire che si asciuga in fretta, e quando mi capita, magari quando vado di fretta mi capita di sporcarmi, a parte che viene via subito ma non lascia, diciamo, l'alone nero sulla palpebra, ma riuscite a pulire tutto per bene, quindi ve lo straconsiglio. Non mi ricordo se vi ho detto il prezzo, l'ho pagato 6,90 euro. Sono molto soddisfatta perché il mio budget, cioè allora mi sono data un budget perché io mi conosco, quando vado in questi negozi io metto nel carrello, poi arrivo in cassa 50 euro. Questa volta mi sono data un budget, 20 euro, con 20 euro devo comprare tutto ciò che mi serve. Ho speso 22,95, quindi sono stata comunque molto brava, e devo dire che con 23 euro, togliendo il mascara, di cose ne ho prese, perché ho preso 2 bagnodoccia, ho preso 2 ammorbidenti, un detersivo gigante per lavare i panni, sapone per le mani, lace gentile, insomma ne ho comprata di roba, secondo me. Infatti per questo motivo ho deciso di registrare un video a parte, di solito vi faccio vedere le cose nei vlog, però questa volta mi andava così, non lo so, lo sapete che io faccio un po' come mi gira, e questa volta mi andava di registrare un video haul e insomma l'ho registrato subito senza pensarci 2 volte, anzi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere, magari ogni tanto, non voglio darvi un giorno fisso. Però se il martedì esce il vlog, magari di venerdì ogni tanto vorrei farvi uscire un video diverso, un video insomma più chiacchiericcio, un video haul, oppure un video comunque dove mi siedo e parlo. Ecco, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altri video. Vi saluto, grazie per aver guardato questo video, un bacione grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!